Namaste, sono Ace Brave e ben ritornati ad un altro episodio di Hearthstone su Una Notte a Karazhan, un'avventura per Hearthstone appunto. Siamo al secondo boss che è lo specchio magico, vediamo un po', potere eroe passivo. Quando viene giocato un servitore ne evoca una copia 1-1, molto molto interessante, io ho provato a farlo una volta sola. Non è andata proprio granché, devo dire. Ma vediamo un po' se riusciamo a fare qualcos'altro. Devo riavviare anche il deck tracker. Scusatemi un attimo, lo facciamo in direttissima. E vediamo di usare lo spray mufloni. Questi tra l'altro, colgo l'occasione insomma per presentarvi un po' dei mazzi che veramente veramente sono divertenti. Sono uno per classe, poi ho fatto un secondo di paladino con l'ho chiamato leggendissima perché ha solo leggende dentro ed è divertentissimo a giocare. Faccio mazzi non che mi aiutino a vincere, perché sono praticamente sempre quelli, ma faccio mazzi veramente veramente divertenti che mi piace proprio giocare. Quindi vediamo un po' come ce la possiamo cavare con lo spray mufloni che troverete tra poco. Tra l'altro voglio vedere un attimo se sto registrando bene. Sì, va tutto bene. Ok, questo è il mazzo spray mufloni, come vedete, e vediamo anche come si comporterà lo specchio magico. Allora, ci sono un po' di asce e cose varie, che va sempre bene, ma il tutto ruota intorno, lo spray mufloni ruota intorno alla carta che si chiama sostegno, +2/+2 servitore con provocazione, quindi ci sono tante, ma tante provocazioni, quindi cercherò, eccola qua, cercherò di evocare un sacco di provocazioni, sperando che funzioni bene. Intanto giriamo un po' di pagine, che fa sempre bene, direi che possiamo giocare l'arma, giusto per iniziare. Ma non la usiamo. Vediamo cosa evoca di bello. Ok, evoca roba con danni magici che funziona due volte. Quindi danni magici effettivamente funziona molto bene, è un'altra cosa. Magari facciamo così, così ci facciamo pescare una carta. Ed è una pesca carta per ogni personaggio danneggiato. Non è ancora granché come cosa. Avrei bisogno di giocare un po' di servitori. Secondo voi? Turno di certo, nonno. Ok. Ok, non ha giocato niente, che è una cosa buona. Lo facciamo così. Questo lo mangio. Così abbiamo un po' di provocazione. Magari buttandoci un sostegno in mezzo funziona. Esplosione arcana, beh, immaginavo ce l'avesse, perché serve proprio per distruggere le coppie. E detonazione arcana anche, perché l'aiuta a raddoppiare i danni magici, quindi avrebbe una combo sui danni magici molto molto buona. Però praticamente gli ho fatto sprecare un turno per fare sta cosa. Bene, buono così. Sire Nefarius dovrebbe arrivare presto. Premo al pensiero di come reagire. Anch'io direi più Nefandus. Non prenderlo in giro. Questa è un'altra stilettata. Quindi lui è mago e ladro. Ok, questo è sopravvissuto, molto bene. Varian Vryn, ottima cosa. Però purtroppo non moltiplica due volte le cose, però mi aiuta a pescare un po'. Peschiamo? Ottiene più o meno se controlla il servitore con provocazione. Buono, la giochiamo anche adesso, direi. Lo attacchiamo e lo attacchiamo. Questo non c'ha niente di armatura, quindi tranquilli. Questa è buona. Questi si moltiplicano. Distrugge un servitore nemico danneggiato, ci può stare. Direi che andiamo con questa però. Che tra l'altro questa è molto buona, perché ciascuno evoca un servitore con provocazione. Molto buona. Quindi qua andiamo di questo qua e questo qua, che così tu prendi il bonus in attacco. E questi cominciano a evocare a manetta gli scarabei. Esatto, quelli che hanno il fulmine sotto, cioè hanno una cosa che non dipende da, non dipende tanto da, non è un grido di battaglia, non è un rotto di morte, ma è una roba fissa, funziona perché viene raddoppiato il potere, no? Ok, questo costa solo uno, direi che lo possiamo mandare, possiamo fare così. Sto pensando di fare anche questo. Possiamo pescare un po' di carte prima. Questa va bene. Direi che possiamo buttarci dentro. Se sopravvive pesca una carta. Questo uccide questo ma viene ucciso a sua volta. E possiamo andare questo contro
questo. Magari questo contro questo. Magari facciamo, distruggiamo questo. Facciamo due danni qua. Facciamo un bolster su tutti. Boh, la chiamo col nome inglese a volte. E questo va qua. E questo va qua. E direi che non siamo messi tanto male. 7, 14, 20, 12, 21, 22, 23, 24. Credo abbiamo... Sì, se sopravviviamo abbiamo vinto. Questa è una carta che è molto forte. Adesso vediamo perché deve fare 5 danni in giro. Vediamo chi sopravvive. I due protettori di ossidiana sono sopravvissuti. Qua possiamo tirare su ancora un po' di provocazione. Direi che abbiamo anche vinto se faccio così. Vediamo un po', abbiamo 9 danni, più 7 danni, più 3 danni, più un danno, più 7 danni qua. Possiamo fare anche così e così, già che ci siamo, e questo schiantarlo qua, e questo schiantarlo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, non ho barato, non ho barato. Bolster è un... questo è un mazzo che funziona molto bene in questo caso, perché provocazione praticamente non mi faceva toccare mai. E quindi molto molto bene. Direi che ci vediamo al prossimo episodio direttamente. Dopo che abbiamo visto l'anomalia arcana ottiene più uno di salute per l'anzina. E questo che è quello che si moltiplica due volte. Quindi ci vediamo col terzo e ultimo di questa prima ala ufficiale di Karzan nel prossimo episodio. Io sono East Brave. Namaste and be brave.